Quale dei due? Subito, subito, quale dei due fratelli? Quello che mi ha svegliato, dunque il meno intelligente. Bravo, avete indovinato. Buongiorno, Miss Fio, o piuttosto buonasera. Come buonasera? Che ore sono? Pranzo meno un quarto. Non è vero, ancora cambiato. Non correte, ho sbagliato di un'ora. Potete riaddormentarvi. Addormentato sembrate un angelo in riposo. E sveglia, che cosa sembro? Un inglese che ha dormito troppo. Ah, allora devo essere orribile. Non mi guardate e raccontatemi la vostra giornata. Buona caccia. Stupenda, una gallina sotto l'automobile. Ma c'è di meglio. Ho preso anche una meravigliosa farfalla. Meravigliosa, davvero? Ed è il vostro ritratto. Come? Sì, sì, proprio il vostro ritratto. Guardate e seguitemi bene. Ecco l'azzurro divino di vostri occhi. Preciso. Ecco l'oro abbagliante dei vostri capelli. Identico. Qui c'è il rosa angelico delle vostre gote. E qui, più in su, il corallo incredibile delle vostre labbra. C'è proprio da sbagliarsi. Poi c'è il bianco immacolato della vostra modestia. Non lo toccate, lo sciupereste. Avete finito? No, ora ci sono le somiglianze morali. Quelle raccontatele ai cuscini. Non ve ne andate. Siete un ragazzo insopportabile. Giuratelo. Lo giuro. Allora me ne vado io. E fatevi bello. So che abbiamo a pranzo Marta Regnol. In tal caso è mio fratello che deve farsi bello. Ma dov'è Roberto? A Parigi, da stamattina. Trovo che ci va un po' troppo spesso a Parigi. Sareste forse diventata gelosa? Sareste forse diventato pazzo? Non tanto. Ogni volta che parlate di Roberto, del nostro giovane caro duca, come dice Regnol, la vostra voce si spegne, i vostri occhi si illuminano. Vi proibisco di dire delle sciocchezze. Perché vi arrabbiate? Perché detesto le insinuazioni. Quando ci sarà qualche cosa di ufficiale fra me e Roberto, fra me e voi, o fra me e qualunque altro, sarò la prima a dirlo forte a tutti. Ma perché siete così geloso di vostro fratello? Perché lo amate. Non voglio sentire una parola di più. Aspettate, se non siete innamorata di Roberto, perché mi proibite di piacervi? Se non avete una vera ragione, perché allargate insensibilmente, ma continuamente, la distanza che vi è piaciuta stabilire fra noi due? Vi conosco abbastanza per sapere che né il titolo, né le ricchezze di mio fratello vi spingono verso di lui. Grazie della buona opinione. E allora, perché tutto a lui e a me niente? Essere il minore
Non è mica un delitto di cui mi si possa rendere responsabile. Ecco la vostra mania di persecuzione. Ma no, non mi si perseguita. Mi si dimentica, è peggio. Vostra madre, la più alta autorità della casa, non vede che voi. Non ama che voi, ciecamente. Mia madre, sì, ma gli altri. Tutti gli altri. Non vanno forse pazzi per Roberto? Cominciando da voi stesso. Lo so. Sono felice di essere suo fratello. E orgoglioso di essere suo amico. Perché non credo che esista al mondo un essere più buono, più gentile, più sensibile e più affascinante di lui. E non è vero. Vedete, vi prego, Fio, parlatemi lealmente. Ditemi che gli volete bene. Ditemelo ora, subito. Forse sono ancora in tempo per trovare la forza di rassegnazione di cui ho bisogno. Non continuate questo gioco pericoloso. Ma non capite che se vi sento libera non potrò resistere al desiderio pazzo un giorno o l'altro di gridarvi. Non che... voglio! Allora ditemi che... Non posso! Vi prego, Pio, aspettate! Cercavo di lei, signor Conte, per dirle che il signor Duca non è ancora arrivato. Spiacente, ma non ci posso proprio nulla. E se non arrivasse neanche per il pranzo? Il pranzo sarebbe meno divertente, ecco tutto. Se il signor Conte mi autorizza quando saranno a tavola, verrò a dirle che il signor Duca la desidera al telefono. Ci siamo già serviti di questo espediente a colazione. Bisognerebbe cambiare. Se il signor Conte ha un'idea? Non in questo momento. Del resto può sempre giungere in tempo, siamo ancora lontani per il pranzo. Preparategli intanto il necessario perché possa cambiarsi subito. Tutto è pronto. E allora aspettiamo. Aspettiamo, signor Conte. Ecco là i 10 faggi giganti di cui vi parlavo. Quelli in gruppo che nascondono male le vecchie nudità di quella diana cacciatrice. Sono magnifici. E hanno esattamente la mia età. La vostra età, forse, non il vostro spirito. Non lo dite, amico mio, non lo dite. Sono loro che hanno lo spirito di non invecchiare pur vivendo lungamente. E guardate come sono diritti, fini, flessibili, eleganti, eh? Ah, fortunati alberi, e non una ruga, eh. Ingrandiscono e io mi raggomitolo. Vanno verso il cielo e io me ne ritorno alla terra. A misura che il loro fogliame aumenta, diventano più belli, più benefici. A misura che la mia figura rimpicciolisce, divento più brutta e più insopportabile. Vi calunniate, contessa. No, lascio questa preoccupazione agli altri. No, ma davvero, eh? Mi sento diventare egoista, sorda, ghiotta. È terribilmente inutile. Ah, sapete qual è la donna che ho sempre invidiato di più? È Daphne, che sfuggendo l'uomo si è trasformata in Lauro. Ma adesso andiamo a sedere, caro Lobo. Ah, le mie gambe non mi reggono più. E hanno ragione, poverine. Sono 78 anni che mi portano in giro per il mondo. Oh, cielo! Credo di avervi rivelata la mia età. Contessa, lo spirito è immortale. Ah, beato lui! Ma cosa mediti così profondamente tu? Niente, nonna. Leggevo. Cosa avete ucciso di bello oggi? Una farfalla. Con una fucilata? Complimenti! Roberto è ritornato finalmente? Non ancora, oh, nonna. Oh, Parigi! Che mostro seducente e terribile! Sapreste dirmi, caro Lamb, perché le grandi città esistono e qual è il loro vero scopo? Ah, sì, contessa, il vero scopo di una grande città è di farci rimpiangere la campagna. Ah, sì, proprio così. Sì, sì, sì. Sono delle agglomerazioni malsane e inutili. Utili? Ah, proprio inutili. E poi, se Londra non esistesse, voi non sareste costretto a lasciarci per andare ad occuparvi dei vostri noiosissimi affari? E se Parigi non esistesse, Roberto non sarebbe mancato alla colazione e non starebbe per mancare anche al pranzo. Contessa, bisogna sopprimere Londra e Parigi. Ah sì, ci penseremo seriamente, sì. Perché non voglio che quel ragazzo diventi un bugiardo. Ho un sacrosanto orrore della bugia, qualunque essa sia. Ah, Gastone? Sì? Andiamo, sentiamo che cosa ti ha detto per telefono quando eravamo a colazione. Nonna. Oh, bada di non dire delle bugie anche tu, eh? Nonna, Roberto non mi ha telefonato. Come non ti ha telefonato? Ah, ma allora tu hai detto quella bugia per... Vieni qui a darmi un bacio, caro. Ma se non torna per il pranzo, non so proprio cosa inventare. Ah, la già, mamma. È vero, è grave. Allora cerchiamo. Aiutateci, la Lambert. A cercare una bugia. Ma che bugia?
No, si tratta di una piccola invenzione. Ma... Il signor Regnault e la signorina Regnault. Di già? Mia figlia non è ancora discesa? Non ancora, signora Contessa. Fatelo passare qui. Nonna, permettete che vada a cambiare. Sì, caro, spizzati! Bisogna cercare qualche cosa per evitare a Roberto l'uragano, eh? Torno subito. Ragazzi, ragazzi, conoscete Regnault? No, questo piacere. L'avrete, ed è un piacere. Ah, perché è un vero tipo, questo notaio che io incontravo spesso nelle commedie del mio tempo. Conoscerete il notaio del Gotha francese, no? Lo studio Regnault è un oceano di sangue azzurro. Da più di 2 secoli Regnault sono i depositari di tanti piccoli segreti, di tanti misteri più o meno confessabili. E io lo stuzzico sempre, ma non mi è mai riuscito di farlo cadere in un'indiscrezione. Credo che mia figlia mi abbia parlato della signorina Regnault. Sì, tale padre e tale figlia. Marta, che per la posizione e la situazione di suo padre si è creata un posticino abbastanza simpatico nel nostro mondo, resterà zitella, vista l'impossibilità per ora di sposare l'erede di un trono di prima classe. Sono molto umiliato, contessa, del mio modesto titolo di lord. Foste anche 10 volte più ricco, sarebbe inutile. Marta Regnault vuole una corona, fossanco di spine. Ah, bravo Regnault, bravo. E così come si comportano i vostri 75 anni? 65, contessa, 65. È vero, bambino. Scusate, confondo con vostro padre che ebbe sempre 75 anni. Come stai, Marta? Contessa? Oh, delizioso il tuo cappellino. È la principessa Sofia che me lo ha ceduto. Ha fatto bene, sì. Quel cappellino doveva stare sul suo testone come la sella da corsa a un elefante. Permettete che vi presenti il mio vecchio amico Regnault. O la cassaforte degli scandali, come lo chiamo io. Marta, Lorland. Ho avuto il piacere di conoscere qui Miss Lamb. Un essere tutta grazia e distinzione. Del resto per la distinzione non ci sono che le inglesi. Grazie per noi, cara. Ah, è vero, Regnault, che mia cugina di Saint-Servan si è ritirata in Poitou. Ma è per malattia o per miseria? Bella regione il Poitou, contessa. Bella ma un po' umida. Ai vostri compatrioti l'Orlam piaceva molto il Poitou e ce lo presero spesso. E della vostra salute, Regnault, il segreto professionale vi permette di parlarne? No, non mi lagno, contessa, ma non potrei avere l'onore di presentare i miei umili omaggi alla duchessa? E Roberto? Già, il nostro giovane caro duca, sta bene? Suo fratello anche, grazie. Il giovane e caro duca è rientrato poco fa. Meno male. Sono molto lieta di rivedervi, signorina. Anch'io. Il vostro vestito è graziosissimo. Che principessa te lo ha ceduto? È un modello creato per la Marchesa Urmano. Oh, quel mostro! Ha finalmente ottenuto il suo divorzio, Regnault. Che tremenda calamità epidemica! Il divorzio. So di un presidente di tribunale inglese che prima di cominciare qualunque causa di divorzio pronuncia sempre queste parole. Le donne oneste che sono nell'aula sono pregate di ritirarsi. Naturalmente nessuna si muove e allora il presidente giunge, guardie, fate uscire le altre. Quel magistrato è un moralista. E voi un seccatore con tutte le vostre discrezioni. Contessa, permettete che io e Miss Fion andiamo a vedere i cigni dello stagno? Sì. Io adoro i cigni, sono dei veri signori, i principi dell'acqua. E allora scommetto che sposi un cigno. Andiamo, caro. Venite, Regnault. Prego. Non vi pare, Regnault, che per la bianchezza e la stupidità un cigno assomigli molto alla vostra cliente, la Marchesa di Latour? Nello stemma dei Latour c'è un falco e non un cigno, contessa. Finalmente. Era tempo, vero? Che cosa è successo? Niente. Figurati che la mamma, nella speranza di vederti arrivare da un momento all'altro, ha ritardato di quasi un'ora la colazione, nonostante 8 invitati, fra i quali c'era pure l'arcivescovo. Allora non sarà un acquazzone, ma il diluvio in persona. No, non ci sarà nessun temporale. Ho detto alla mamma che ti avevo incaricato di un sacco di commissioni e che la colpa dei tuoi ritardi era solo mia. Ma c'è di meglio. Nel bel mezzo della colazione è venuto Gerardo, serissimo,
a dirmi che mi volevi al telefono. Mi alzo, corro. Non era vero. L'avrei abbracciato per questa sua trovata. Tornato a tavola, l'ho inondata delle tue scuse, della tua desolazione. E tutto è andato bene. Grazie della tua generosità e di quella del domestico. Ho fatto quello che avresti fatto tu. Certamente. Ma il risultato non sarebbe stato lo stesso. Viviamo sotto regimi materni differenti, mio caro Gastone. E il tuo è molto più dolce. Lo sai che non è colpa mia. E tu sai che sono a 100.000 miglia dal pensarlo. Non accuso nessuno. Il mio signor destino ha deciso che sia così. E così sia. Non ne parliamo più. La mamma dov'è? Subito dopo colazione si è ritirata in camera sua. Deve essere occupata a cercare nel suo repertorio di locuzioni amare quelle con le quali mi sferzerà fra poco. Ora sei ingiusto. Mamma è solo inquieta per questi tuoi viaggi quotidiani a Parigi. E poiché ne parliamo, qui nessuno ha il diritto di interrogarti. Ma perché non dici a me quello che hai? Da un po' di giorni sei così inquieto, nervoso. Ci tieni davvero? Certo. E allora eccoti il mio terribile segreto. Ho fame. E poiché Gerardo è diventato ormai il nostro complice, andiamo a dirgli di suonare per il pranzo anche se non è l'ora esatta. Va bene. Ti chiedo scusa per averti seccato con le mie domande. E via. Non farmi quella faccia. Credimi, ci sono cose di cui è meglio non parlare. Tu hai un dispiacere che ti tormenta. Non esageriamo. Dimmi che cos'hai. Ma non potrei dirti niente di preciso, forse un po' di neurastenia. Una donna? Potrebbe anche darsi. Fiorenza ti... No. Una donna anche più bella. La più bella di tutte. Mamma. Lo sapevo. Per forza. Non mi riesce più di nascondere questo rodimento. E allora scappo per non farlo troppo vedere. Ecco la ragione dei miei viaggi. Ma bisogna reagire. E subito. Come? E con quali mezzi? Per reagire, per vincere questo abbattimento, ci vorrebbe una robustezza morale che non ho, che non avresti neanche tu. Perché noi altri abbiamo tutto, ma la volontà no. E lo sai perché? Perché noi, dalla baglia in poi, abbiamo sempre vissuto con delle donne. La nonna, la mamma, le zie, le cugine, le sorelle, le amiche, sempre, inesorabilmente, graziosamente, delle donne intorno a noi. Gli uomini in casa nostra non sono stati che dei passanti. Gli amici dei passanti indifferenti, i mariti delle nostre sorelle dei passanti interessanti, gli amministratori, gli impiegati, i servitori dei passanti ostili, nostro padre stesso, un passante intimo. È così da che siamo al mondo, la nostra famiglia, la nostra casa, mancano di colonna vertebrale. È stato, è e sarà il nostro grande guaio, mio povero fratellino. Ma è più grave dei guai. È la tua immaginazione, credi? Mamma ti vuol bene, oh, ne sono convinto. Proprio convinto. E allora tu puoi guarire il mio male con una parola sola. Giurami che sei convinto che mamma mi vuole bene. Ti dico. Non dire. Giura. Lo vedi? Già, io dubito dell'unico sentimento del quale gli uomini non hanno ancora trovato il modo di dubitare. E questo dubbio di cui tu non saprai mai l'amarezza è la mia disgrazia, la mia umiliazione. Ma perché? Perché? È forse colpa mia se una legge di cui non sono responsabile mi ha fatto erede di un grande titolo, di un grande patrimonio. Forse non metto al di sopra del titolo, dei diritti, della ricchezza, la mia tenerezza, la mia amicizia per te. Lo so. Tu lo sai. Ma mamma non vuole saperlo. Del resto mamma non è neanche sicura che io le voglia bene. Non vuole esserne sicura. Eppure tu non sai, nessuno sa, la mia passione per lei. Proprio passione, sai? Non c'è altra parola per definire meglio questo sentimento così completo, così perfetto, così puro. Io amo mamma come un uomo nel quale ci sia un figlio, un marito, un padre, un amico, uno schiavo, un fanatico, capisci? E l'amo anche come un artista deve amare un capolavoro. Perché vedo in mamma il capolavoro della donna. La donna nella sua più bella espressione. Dalla morte di nostro padre, cioè da 20 anni, mamma ha fatto del suo dolore una bellezza in più.
Si è abituata al peso di questa disgrazia come una regina a quello della corona. E ne è come illuminata. E sono tanto fiero di lei che non vorrei essere nato se non fossi nato da lei. E mi ricordo dei miei anni passati come di altre tante feste. Mi ricordo una ad una le sue parole, le sue carezze. Mi ricordo dei suoi baci, come se ognuno di essi avesse stampato una data di gioia sul mio viso. Mi ricordo di tutto l'amore di mamma e non posso, non voglio farne a meno. Non voglio esserne privato, capisci? Non ho fatto niente per esserne privato. E allora perché? Perché? Se lo sai, spiegami, dimmi, che cosa ho fatto, che delitto ho commesso. Ti prego, Roberto, calmati. Può venire qualcuno, calmati. Sì, hai ragione, è ridicolo. Ma sai, non parlo mai con nessuno di questa pena. Scusami, sono calmo ora. Ma che peccato, Gastone, che peccato. Noi abbiamo tutto per essere buoni e felici e fanno quanto possono per creare degli antagonismi stupidi. Mamma ti adora ciecamente e tu a volte ti lamenti di non sentirti più vicino a altre simpatie, altri affetti. Quest'altre simpatie e affetti li ho tutti io, tutti. E soffro di non sentirmi più vicino alla mamma. Che sciocchezze atroci. Non torturarti così. Appena avrai cambiato vita. Cambiata? E come? Fiorenza ti... No. Sentimi bene. Finché non avrò saputo il perché di questo brusco cambiamento di mamma a mio riguardo, non farò niente, non organizzerò niente, non penserò a niente. Voglio sapere. Sei pazzo? No, voglio sapere proprio per non diventarlo. Potresti forse credere che l'avversione di mamma non sia che un fenomeno istintivo. Andiamo. Una madre può preferire uno dei suoi figli senza per questo odiare l'altro. Ora bestemmi. Mamma non ti odia. Mamma è diventata la nemica per me. La nemica della mia vita, della mia felicità, del mio avvenire. Perché? Lo sai tu? No. E nemmeno io, ma io voglio sapere e saprò. E siccome la mia vita così è poco divertente, la darei con entusiasmo per sapere, capisci? Sono tanto disgraziato che darei la vita per sapere perché lo sono. Marta! Cercavo di voi, Gastone. Vostra nonna vuole parlarvi. Dov'è? Al di là dello stagno con gli altri. Vado subito. A presto. Non credete mica che fossi qui per ascoltarvi, Roberta. Ma che idea. Ero venuta proprio a cercare Gastone e anche per vedere se vostra madre fosse discesa. Non l'ho ancora salutata. Sono del tutto inutili queste spiegazioni. È così stupido quello che mi è successo, così ridicolo. Voi sembravate così eccitato di quanto dicevate che non ho osato interrompervi. Vi chiedo scusa. Ma basta, Marta, basta. Vi giuro che non ho udito che le vostre ultime parole. Interessante, vero? Grave. È scherzando che si dicono a volte le cose più gravi. Scherzavate? Sì, scherzavo. Non vi domando niente, quindi è perfettamente inutile che mi diciate ciò che non è. Voi non avete nell'atteggiamento, nella voce di uno che scherza. Ma per quelle poche parole udite potete stare tranquillo, sono discreta. E non soltanto per natura, ma per tradizione, per mestiere potrei dire. Mio padre non ha esitato a fare di me la sua unica confidente. Voi lo sapete, mio padre è una tomba. Di cui voi siete la bella statua. E poiché sono... la vostra amica da che siete al mondo perché è più vecchia di voi? Oh, questo non può essere, c'è un errore. Parecchio più vecchia. Vi ho tenuto sulle ginocchia. Allora volete che vi tenga sulle mie per sdebitarmi? Datemi invece la vostra mano per provarmi che siete perfettamente sicuro di me, Roberto. Che voce solenne. E che mano gelata. Basta, cambiamo discorso. Sapete se vostro padre deve parlare con mamma questa sera? Credo, perché? Perché anch'io avrei bisogno di parlare con lui. Glielo dirò e così avremo 3 colloqui da fare nella serata, perché vostra nonna non ha mancato di chiederne uno anche lei. Divertentissimo. Oh, non me ne lagno mica, Roberto, perché
Sono proprio gli affari che mi valgono il grande onore di pranzare al castello. Ecco una delle vostre piccole crisi. Ve l'ho sempre detto che voi avete un dente di troppo, quello dell'ingiustizia. Dovreste decidervi a farvelo strappare. Sapete benissimo che tutti vi amano qui. Anche voi? Io prima di tutti. Mi amate come una vecchia amica? Come una bella amica, la più bella di tutte. Dopo Fiorenza. Questa non è più ingiustizia, ma gelosia. E che per voi è certamente la stessa cosa. Ma sapete che siete molto strane in questo momento? Ci sono dunque dei momenti in cui una donna non è strana? Beh sì, quelli in cui dormendo sogna di essere semplice. Allora mettiamo che io dorma e che sogni di domandarvi una cosa alla quale voi rispondete francamente. Volete? Pare che non si debba contraddire i sonnambuli. Avanti, domandate. Amate Fiorenza? Quella dei medici? Quella dei Lamb. L'ammiro. Si comincia sempre così. Ammirazione. Piacere d'ammirazione. Speranza. Desiderio. Amore. Passione. Matrimonio. No. Io sopprimo l'ultima fase che sciupa le altre. Eppure delle altre la conseguenza logica. Appunto per questo io la sopprimo. Detesto la logica e siccome nascita, matrimonio e morte sono il trio perfetto delle cose logiche della vita, ebbene io sopprimo quella che posso, il matrimonio. Non dite sciocchezze, prenderete moglie come gli altri. No, né come gli altri né per gli altri, ve lo giuro. E allora se per combinazione un giorno Roberto una bella ragazza, molto ricca, molto distinta, si innamorasse di voi e ve lo facesse capire, magari ve lo dicesse, voi cosa fareste? Cambierei di colore. Diventerei rosso color violenza. Mi ricorderei che i miei antenati furono dei soldati, degli avventurieri, dei predatori. Allora la violenza atavica mi salirebbe alla testa, mi infiammerebbe il sangue, mi scombussolerebbe i sensi. E la bella ragazza con tutto il suo denaro, la sua distinzione, passerebbe un quarto d'ora un po' agitata. E dopo? E dopo, come al solito, pentimento, vergogna e rimorso. Niente matrimonio? Mai. Vi ringrazio. Perché? Perché se un altro giorno un'altra ragazza, meno bella, meno ricca di Fiorenza, ma più cosciente, più donna, fosse presa dalla pazzia irresistibile di dirvi che vi adora, voi non potreste dubitare di lei perché ella sa che non la sposerete mai. Ma sapete che mi raccontate delle cose proprio fantastiche? Meno fantastiche di quelle che io racconto a me stessa. Troppo spesso, disgraziatamente. Volete promettermi immediatamente di non commettere mai questa pazzia? Non prometto niente. Voglio un'altra stretta di mano, seria, amichevole. E allora arrivederci a tavola. Roberto! A tavola, mi raccomando, Non urli, non lacrime. Non si usa qui. Non umiliatemi. Siate buono. Siate indulgenti. Io vi ho già detto, voi lo sapete, che io sono una volontaria, quasi un'impavida della vita. Non umiliatemi. Vi giuro che io ho combattuto questo sentimento come si combatte il più pericoloso dei nemici. In questo combattimento che dura da anni. Io ho visto cadere poco a poco la mia intelligenza, la mia volontà, la mia fierezza. Tutto. Sono una vinta ora. Dunque non fatemi sentire che sono anche spaventosamente ridicola. No, sbagliate. Sbagliate, perché io solo sono ridicolo in questo momento. Io solo. Nel caso in cui mi avete posto non si può essere che troppo umani o troppo biblici. Don Giovanni o Giuseppe. Per voi non voglio essere né l'uno né l'altro. Avete ragione. Certo voi non siete che intelligenza e sangue freddo. E quando si è così,
si ha sempre ragione. Roberto, io voglio però che sappiate che io non domando niente, io non esigo niente. E io ve lo concedo volentieri, ora... Ah, Roberto, aspettate, vi prego, se potessi dirvi almeno una volta la parola che è diventata quasi un incubo, l'idea fissa della mia vita. Se potessi, mi sembra che sarei anche un po' guarita. Roberto, io... No, vi... no. Sentite, io sapevo che si può svenire di spavento, di dolore, di debolezza. Ebbene, ora capisco che si può svenire anche di ridicolo. Già, se voi non la smettete, Marta, sento che vi cado lungo disteso ai piedi, svenuto, fulminato di ridicolo. La mia emozione non hanno toccato in voi che la paura di essere ridicolo. Credevo veramente di meritare un po' più di rispetto. Se vi dicessi che vi rispetto, mi odiereste addirittura. Siete cattivo. Voi non sapete come avete torto. Siete voi ad avere torto. Perché mi turbate, e mi turbate troppo. Ti adoro. Allora proprio non avete paura della violenza atavica? Non esagerate col mio cuore. Voi non sapete di che cosa sono capace. Vi ho già detto che non esigo niente, non domando niente. Voglio soltanto che sappiate che se un giorno qualunque nella vita voi non sarete felici, io sarò con voi. Pronta a tutto. Contro tutti. Io voglio che sappiate che vi do il mio amore per l'avvenire. Me lo date a credito? Ma io vi proibisco di scherzare. Scherzo, invece. Perché è l'unico atteggiamento che io posso prendere qui in casa di mia madre, di cui siete ospite ed amica. Scherzo. E bisogna che scherziate anche voi, che ridiate. Se piangessi. Allora vi direi molto dolcemente e molto gravemente quello che si dice alle bambine. Come sei brutta quando piangi. E ora guardate, Marta. Prendo dalla mia testa il ricordo di questo piccolo fatto. Lo metto nella mia mano, la richiudo, ci soffio sopra. 1, 2, 3, la riapro, vuota. Il ricordo è volato, sparito, dimenticato per sempre. Va bene così? E non mi fate quel viso di sprezzo, di rabbia, perché rischiate di diventare brutta per davvero. D'accordo, d'accordo. Io sarò stata ridicola, goffa, spregevole. Sì, spregevole. Perché il signor Duca non sarà piaciuto prendermi sul serio. Il signor Duca prega la signorina Regnault di non dire altre enormità. Eppure la signorina Regnault, la figlia del notaio della cassaforte degli scandali, è l'unica persona che potrebbe avere la chiave di questa cassaforte. Ora non capisco più. Molto meglio per voi. Cosa volevate dire? Non lo saprete mai. Come non saprete mai quanto mi avete offesa, mortalmente offesa. Voglio sapere, invece. Non ci pensate neppure. Voglio sapere subito. Oh! Il signor Duca perderebbe forse la sua calma? Andiamo, via. Sarebbe proprio curioso che una piccola borghese come me dovesse darvi una lezione di forma. Spiegate. Che cosa? Ah, i misteri della cassaforte. Sì. Poco fa... Voi dicevate che eravate disposto a dare la vita per saperlo? Lo dicevo e lo farei. La vita è troppo. Che ribasso mi fate? Non credete sia meglio cambiare tono? No, non è più possibile. Che ribasso mi fate? Che sia.
Statemi a sentire, Roberto. Io gioco con voi in questo momento quello che ho di più alto nella mia testa. La mia ambizione. E quello che ho di più grande nel mio cuore. Il mio amore per... Va bene, giochiamo. Potreste perdere. Nessuno se ne accorgerà, avanti. Io detesto, odio il vostro mondo. Lo dirò finché... Non potrete farne parte. Così. L'odio perché mi ci hanno fatto entrare quasi dalla porta di servizio. Apritemene la porta grande, quella da dove si passa senza aver bisogno di abbassare il capo. Io troverò il modo, qualunque esso sia, pur di sapere quello che vi interessa, quello che vi tormenta. Voi sapete. Beh, già. No, lasciatemi. Voi sapete, avete frugato nella cassa, nella tomba, sapete. Oh, lasciatemi, urlo. Roberto. Urla quello che sai, subito, te lo ordino. Non ordinare. Dammi invece la tua parola. La rispetto troppo, la mia parola, per impegnarla con un intrigante capace di un simile ricatto. Rifiuta. Insulta pure anche. Non lo saprei mai. Saprò invece perché voglio. Come detesto anche te. Duchessa, te. Ma bisogna proprio essere la figlia di un notaio di scandali per concepirlo. Io so che mio padre, tu non sapresti dirlo. Cosa? Come avete detto? Mi accorgo che siete pazza. L'ambizione vi ha sciupato il cervello. E ora non so, mi pare di vergognarmi di essere stato vostro amico per tanto tempo. Sì, me ne vergogno. Perché avete un'anima meschina e stupida, un'avidissima anima di sgualdrina. Io ne ho l'anima, altre lo fanno. Ma chi osate pensare parlando lo così? Lo sapete, Roberto. Badatevi, strangolo, chiedete perdono in ginocchio. Non sono di quelli che cadono in ginocchio. Perdono e subito. Ora sapete. So che avete mentito, che vi ricaccio in gola la menzogna. Gridate che avete mentito, che mia madre... Vostra madre vi odia. Perché voi, legittimato dalla generosità del duca, usurpate titoli, onori, ricchezze all'altro, a Gastone, al minore legittimo. Vi odia perché siete la sua vergogna. State zitta, non mentite più, non è vero, non è vero. È vero, lo so. Lo so che io muoia se non lo so. No, non è vero, non è vero. Ora sapete, mi avete rifiutata, insultata, peggio per voi. Andatevene. Come volete. E voglio parlare con vostro padre questa sera stessa, dopo pranzo. E allora? Ho perduto. Ma ve l'ho detto, no? Sono buon giocatore, nessuno se ne accorgerà. A più tardi. No, non è vero, non è vero. Sono lieta di vedervi, Roberto. È un onore che si fa sempre più raro. Ebbene, avete forse l'intenzione di mancare anche a pranzo? No, mamma. Vado. Potreste anche offrirmi il vostro braccio e accompagnarmi, mi sembra. Sì. Vin, champagne?
Sì. Così? Grazie. Eravamo i due soli fumatori della tavola ed eccovi condannato, mio caro Regnault, alla mia sola compagnia per tutta la durata d'uno di questi lunghi sigari. Potrei sapere... E lo fumerò più lentamente. La ragione? Io caro. Tanta severità. Anche il signor Duca finisce champagne? Sì, appena. Basta così. Prodigioso liquore, eh? 1812, cantine dell'imperatore. Ah. Sa di gloria, infatti. Preferite fumare qui o facciamo due passi in giardino? Poiché mi fate l'onore di lasciarvi la scelta, io preferisco rimanere in questa incomparabile poltrona. E poi fumare all'aperto e camminando è come farsi rubare perlomeno un quarto di sigaro dall'aria e dal movimento. Allora, Gerardo, andandovene, chiudete bene la porta, perché niente del sigaro del signor Regnault vada perduto. Ah, il mio vecchio sibarismo ve la ringrazia devotamente. Il signor Duca non comanda altro? No, grazie. Marta mi ha comunicato il vostro desiderio di parlare con me stasera. Sì, è vero, ma voi siete... in questo momento una così perfetta immagine di beatitudine che sarà un delitto di lesa felicità il turbarvi. Mio giovane caro Duca, lo confesso vergognosamente, è difficile, quasi impossibile turbarmi. Ho provato a volte di commuovermi o perlomeno di sembrare commosso. Lo credereste? Non mi è mai riuscito, Non lo nascondo, non potrei nasconderlo. Dal punto di vista della sensibilità ho proprio quello che si può dire un carattere mancato. Ma per ritornare alla vostra tanto cortese paura di turbare la mia beatitudine, avreste per un malaugurato caso da dirmi qualche cosa di poco piacevole? Sì, mio caro Regnault, qualcosa di poco piacevole e di molto penoso. Mi dispiace molto per voi, eh? Ne sono veramente afflitto. E vediamo, giudicate proprio indispensabile il dirmelo? Irrimediabile. E allora non esitate, ciò che è irrimediabile diviene indifferente per me. Vi ascolto. Ecco qua, ancora un po' di cognac? Sempre. Che trasparenza, eh? Che colore, si direbbe un'essenza di sole. Allora, si tratta? Di pregare la signorina vostra figlia di interrompere le sue visite. E vi prego di credere... Credo, signor Duca. Credo. Credo per dovere, per abitudine, per l'economia del mio mestiere. Credo. E potrei sapere la ragione di tanta severità? Non da me. Ah. Allora, condanna senza processo. Ne deduco che questa ragione deve essere grave, eh? Lo è. E intima. Vostra figlia potrà, se lo vuole, informarvene. Ne prendo atto. Ora, per regolare la mia condotta, posso domandarvi se la duchessa e la contessa sanno ed approvano questa espulsione? Esagerate. No, no, niente affatto. Da che siete al mondo e per l'onore che ho sempre avuto di occuparmi degli affari di casa vostra, Marta è stata sempre affettuosamente accolta qui. All'improvviso la si colpisce di interdizione senza appello, a quanto pare. Mi sono permesso di chiamare ciò una espulsione. Non ho esagerato. È proprio un'espulsione. Ma del resto, la parola non aumenta né diminuisce l'importanza del fatto, per in quanto ha fatto. Vi pregherei, Regnault,
di trovare voi stesso il pretesto per giustificarlo agli occhi di mamma e della nonna. Oh, non sarà difficile. Un viaggio. Troppo classico. Un pretesto non è che una verità apparente, non è rigorosamente necessario che esso sia creduto, ma se lo preferite, siccome siamo in un periodo di grandi attività giudiziaria, potrò invocare l'assorbente lavoro dello studio. Al quale vostra figlia prende molto interesse, credo. Sì. Ed è spesso di una così grande chiaroveggenza e di una così sorprendente precisione di consiglio nelle più intricate ed ardue questioni che io ho finito per fare di lei il mio vero ed unico luogotenente. Mi permettete, caro Regnault, di mettere la vostra impassibilità ad un'altra prova? Alla mia impassibilità ne sarà onoratissima. Un'altra goccia di sole. Sempre volentieri. Prego. Grazie. Tutte le carte di casa mia, atti di nascita, di successione, di vendita, contratti matrimoniali, testamenti, dichiarazioni, lettere, sono nel vostro ufficio da circa un secolo, credo. Di più. Il vostro bisnonno, Uberto di Mievre, entrò in relazione con lo studio Regnault nel 1792, sotto la Prima Repubblica. Mi dispiace, caro Regnault, che tutti quei documenti ufficiali o intimi siano in uno studio diretto da una donna. È mia figlia, signor Duca. È una donna, signor Regnault. Nella quale io ho una fede assoluta. Ed è il vostro torto. Mi avreste già fatto l'onore di darmi un successore? No, non ancora. Se non sbaglio, credo di avere la stessa marca di Havana nel mio studio. Sì, esattamente, grande aquila. Volete farmi l'onore, signor Duca, di venire a fumare un sigaro da me? Domani stesso, caro Regnault. E lasciatemi dire che sotto quella prima repubblica di titani di cui parlavate avreste forse trovato un carattere degno del vostro. Sotto questa non dovete temere nessuna concorrenza. I miei più grandi complimenti. Si fa quel che si può, signor Duca. Papà, che fumo? Che c'è? La duchessa vorrebbe sapere a che punto sei del tuo sigaro. Guarda, ancora 2 o 3 centimetri di piacere. Allora posso dirle che sarai tra poco a sua disposizione? Come sempre. Cioè, credo di non sentirmi bene. Tu? Cosa credi di avere? Deve essere ciò che comunemente si chiama emicrania. Emi mezzo, cranio un cranio, secondo il greco io ho male alla metà del mio cranio. Straordinario. E perché? Dal momento che ho una testa, è logico che abbia anche un cranio, no? È la prima volta che ti accade, papà. Quando morrò, figlia mia, sarà la prima volta che mi accadrà, eppure morirò lo stesso. Beh, vuoi che andiamo allora? Sì, prega dunque la contessa di... Va bene, papà, si ti sa. Seguo. Ma dove ho lasciato la mia cartella? Sono stata una pazza. Non ho detto che delle pazzie. Perdonatemi. Se le 5 fosse per voi un'ora comoda... Stavo appunto per proporre. Oh, che inferno! Che inferno! Domando scusa per la mia parte di fumo. Ma siete un vecchio mostro, Regnault. Peggio ancora, un vecchio turco. Grazie. Ma non sapete che il tabacco è un veleno? Tanto lento, contessa. Tanto lento, sono 50 anni che fumo. Ma qui il fumo è quel meraviglioso liquore che mi ha un po'... Anche un briacone! Ah, siete completo! Ah, no! Temo che la mia lucidità non sia completa per affrontare una seria conversazione di affari.
e perciò mi permetto di pregare la duchessa di accordarmi un rinvio. Ma si salvi chi può. Regnocca rimanda una conversazione d'affari. È la fine del mondo. Ma un'intollerabile emicrania. Ah, la prima che io abbia. Allora spicciatevi, eh? Raccomandate a Dio quello che avete al posto dell'anima. Morrete presto, Regnocca. Domanderò un rinvio anche per questo. Allora, duchessa? Vi aspetto domani con Marta. Ho bisogno anche di lei. E voi onorate troppo, mia figlia duchessa. Sono veramente costernato di dovervi dire che domani Marta non potrà venire. Avete intenzione di regalarle la vostra emicrania? Ma è molto strano tutto questo, Regnol. Mio padre aveva preso degli impegni che io ignoravo, duchessa. Peggio per lui. A domani, cara. Tengo ad avervi domani. Veramente, basta così. A domani. Perché insistere così, mamma? Oh, 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 oh. Ma allora le cose si complicano. Che cosa è successo, Roberto? Vostra nonna vi domanda che cosa è successo. Niente, mamma. Ne siete sicuro? Sì, mamma. Allora volete pregare la signorina Ragnol di venire qui domani? Duchessa, io... Dunque? Fiorenza mi ha detto che Gastone è impegnato in una seria partita a scacchi con suo padre. E siccome non è abbastanza forte, chiedo il permesso di andare a soccorrerlo. Oh, questa poi... Ma cosa significa? Non saprei, contessa. E voi, Regno? Io, contessa, bacio rispettosamente le vostre mani. Vi prego, Marta, non mancate domani. Non vi perdonerei. Zitta, in fatto di scuse, non ammetterò che quelle di mio figlio. Aspettandole, vogliate accettare le mie. Duchessa. E non troppo tardi, Regnol. Abbiamo molto da fare. A domani, cara Marta. No, non una parola di più. È scandaloso. È scandaloso. Tu sei eccessiva. Scandaloso è un po' troppo. Volete cercarmi una parola che definisca meglio il contegno del vostro nipote? Non cercherò proprio niente perché non ne vale la pena. Siete troppo indulgenti. E tu dovresti imitarmi. Roberto deve essersi già pentito del suo piccolo Ma scatto. Certo, era un po' nervoso. L'hai visto anche a tavola? Sì, ho visto che non faceva nulla per nascondere il suo malumore. Questo ti prova la franchezza del suo carattere? Questo mi prova la sua pessima educazione, che non sono affatto disposta a tollerare. Da lui meno che dagli Naturalmente. Altri. Naturalmente, appena si tratta di Roberto, cadi nell'ingiustizia con una facilità sorprendente. Sarebbe uguale se si trattasse di Gastone. No. E Gastone non si sarebbe mai permesso di mancare a una colazione offerta a Monsignore. Monsignore ha mangiato benissimo con un appetito invidiabile. Insomma, nulla giustifica questo suo umore intollerabile. Non ne sai niente, te. Nulla lo giustifica, se non la sua deplorevole educazione. Dovevi dargliene un'altra. E capitemi anche che non ho fatto abbastanza per lui. Hai fatto il tuo dovere, niente altro. No, mamma, per carità, non ricominciamo. Ma io non avrei neanche cominciato. Questa eterna storia diventa ogni giorno più intollerabile. Perché senza accorgertene diventi ogni giorno più astiosa. Eh sia, mamma. Volete che non ne parliamo più? Ah, ti chiedo scusa, cara, di questa piccola scena di famiglia, ma poiché tu sei già un po' della famiglia, la scuserei più facilmente, vero? Sì, invece di disputarci come due lavandaie, sarebbe stato meglio interrogare la nostra bella Fio sul pessimo umore di Roberto. Mi contesta. Lei, signorina, lei, che ha chiacchierato sempre con lui. Si potrebbe sapere di che? Ah, sì. Roberto mi parlava di un grande viaggio. Come? Un grande viaggio, Roberto. Ma che novità è questa? Roberto è giovane, contessa. E anche se parte, ha tutto il tempo di tornare. E io? Ho il tempo da aspettare, io? Andiamo, che cosa significa? Perché vuol fare questo grande viaggio e dove? Alle Indie. Alle Indie! Roberto vuole andare alle Indie. Hai sentito, Anna? Hai sentito? Alle Indie! Bisogna chiamare un dottore subito. Sì, bisogna farlo legare quel ragazzo perché è diventato pazzo. Ma come calmarmi? Va alle Indie e io devo calmarmi. Non ne aveva mai parlato di questo progetto? Non ne aveva parlato con nessuno. È veramente uno strano modo di agire. Ah, ma la vedremo, Io voglio sapere che cosa vengono a fare le Indie così tutto ad un tratto nella nostra vita. No, ma parla, cara. Raccontami questa storia delle Indie
della quale io non capisco niente, proprio niente. Io vi racconto la storia delle Indie, ma ho una condizione che vi calmiamo. Sì, 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 prometto anche di non interromperti. Dunque, le Indie sono un vastissimo paese nel quale due inglesi piombarono una notte dal cielo. Non sapevano affatto che terra fosse e cominciarono a percorrerla in tutti i sensi. Cammina, trovarono l'acqua. Uno degli inglesi l'assaggiò con un dito e disse: salata. Urrà, rispose l'altro, allora siamo a casa nostra. E da quel giorno le Indie furono in... No, ti prego di non scherzare e dirmi perché Roberto vuole andarci. Per respirare un'altra aria, dice. Ah, senti. Allora l'aria di casa nostra, l'aria che respiriamo sua madre ed io, non è abbastanza pura per lui. E questa idea magnifica gli è venuta così tutto ad un tratto, E tu, Ma come? E si dice che tuo figlio maggiore parte va alle Indie in un mondo che ignoro, di cui niente mi prova l'esistenza, che è forse pieno di pericoli, di malattie, di mostri, di precipizi, di baiadere! E si dice tutto questo, tu non protesti? Tu non chiami subito quel ragazzaccio indegno per dirgli che invece delle Indie noi lo manderemo in manicomio? Ma cos'hai nelle vene invece di sangue, della camomilla fredda? Gli parlerò, mamma, ma calmatevi, non vi agitate così, potrebbe farvi male. Pensate al vostro cuore. Ma il mio cuore è un vecchio burattino che non vuole star fermo. Anche tu dovresti parlare con Roberto. Io parto, contessa. Per le Indie? No, per Londra. Anzi, credo che sia tempo di avvertire papà. Quando gioca a scacchi dimentica tutto, anche sua figlia. Con permesso. Ancora un momento, ti prego. Non credi che forse noi abbiamo qualche cosa da dirci? Devo andarmene? No, anzi, vi prego di restare, mamma. Fiorenza ci parlerà come a due vecchie amiche. Vecchie. Io spero che parli di te. Tuo padre deve averti detto, vero? Tutto, duchessa. Come sempre. Il mio padre non c'entra. Il cuore è un tesoro che bisogna sapere amministrare da sé. E papà avrà diritto di intervenire solo se avessi la disgrazia di fare una scelta indegna. Ma qui, duchessa, non corro questo pericolo. Grazie. Alle Indie! Mamma! Ah, sì, scusate. Dove eravamo rimasti? Parla liberamente, francamente. Parlo sempre così. Conosco Roberto e Gastone da sempre. Non ho altri amici. E tutti e due sono cari e deliziosi. Ma siccome non ti permetterebbero di sposarli tutti e due, quindi bisogna scegliere. So come Roberto sia stato favorito. È naturale, è il maggiore. E allora, per spirito di giustizia, per consiglio di papà, io ho voluto, con tutta la mia volontà, secondare i vostri progetti, duchessa, e i vostri disegni, inclinando dalla parte dove è meno ricchezza, meno titoli e meno onore. Sei un angelo. È un angelo inglese, perché ragiona come un vecchio avvocato. Continua, cara. Mi dicevo, poiché Gastone è il meno favorito, io voglio offrirgli, col mio amore e la mia amicizia, tutto quanto gli manca per essere quasi l'uguale di suo fratello. Farò così un gesto di riparazione. Farò contenta sua mamma e non potrò mai essere accusata d'eccessiva ambizione. E a poco... Vai avanti, non esitare. E allora, a poco... Nonostante le serie risoluzioni del suo cervello, il suo cuore ha deciso altrimenti. Io non capisco che cosa vogliate dire. Perché sei della forza di una macchina da cucire, tu. Fiorenza era decisa, risoluta ad amare Gastone ed è per questo che si è innamorata di Roberto. Ma lasciatela parlare. Ma se parlo io per lei? Non è vero. Ma non vedi che tacendo ti urla la verità del suo cuore? Fiorenza, tu non sei una ragazza romantica. Enormemente invece, poiché volendo amare per ragione, per logica, si è messa ad amare per amore e per quanto si faccia è sempre il miglior modo ad amare. Ma dunque, perché vuoi ostinarti? Ma pensa se per uno sforzo di volontà, di bontà, sposasse Gastone pur amando Roberto. Ricordati di Francesca da Rimini. Ah, si direbbe, mamma, che vi divertite a torturarmi. È la verità, duchessa. Ah, l'hai sentita, Che cosa aspetti per abbracciarla? Vieni qui. Vieni, cara, io ti abbraccio e ti bacio subito. Ancora! E il mio vecchio burattino fa delle capriole dalla gioia. Ma cos'hai? Ma
è forse sciocco, gobbo, ridicolo, Roberto? In ginocchio, mamma, vi domando di non scherzare. È troppo, veramente. Basta che io abbia un progetto, che accarezzi un'idea, che abbia una speranza, perché tutto crolli immediatamente come per effetto di una maledizione. Sempre, tutto, tutti contro di me. Oh, è assurdo, è assurdo. Vi domando perdono, duchessa. Ma di che? Vi assicuro che sei tu che sei assurda. E anche ingrata con Dio che ti manda un così bell'angelo per abbellire la vita di tuo figlio. Assurda, assurda. E questa volta, credo, non negherai una parzialità che, lasciamelo dire serenamente, diventa odiosa addirittura. Per rispetto, mamma, non voglio discutere. No, non è per rispetto, è che ti mancano gli argomenti. Ecco perché non discuti. Ma non mi opprimete, mamma, non mi opprimete. Ma che cosa vi serve la vostra intelligenza, la vostra esperienza, se non capite che non ne posso più, che sono disperata di questa cosa che mi è entrata nell'anima come un veleno e che mi uccide poco a poco. Ma proprio non volete capire, mamma, che soffro come una dannata, che vorrei morire per non essere più né troppo giusta né troppo ingiusta. Anna, Anna, pensa a quello che dici. Pensa che la felicità di Roberto non può assolutamente nuocere a quella di Gastone. Non ne avrà mai lui. Ma bestemmi! No, lo sento oscuramente. Ed è questa intollerabile paura che ha creato un antagonismo che io non volevo, che avevo giurato di non volere. Ah, che cosa ho fatto, mamma, che cosa ho fatto? Hai fatto il tuo dovere. Forse più del tuo dovere, devi esserne fiera. E se fosse un male fare più del proprio dovere? Se anche il dovere avesse dei limiti? Io non capisco più niente di me, non so più niente. Solo questo inferno che mi sono scatenata nell'animo e questo supplizio al quale sono inchiodata. Ecco, io vorrei morire, mamma. Vorrei morire per punirmi. Stai zitta, stai zitta. Ma vuoi proprio sciupare le poche ore che mi rimangono? Come vuoi che me ne vada serenamente se mi fai andar via con la paura di vedervi tutti in una simile discordia? E se laggiù si pensa ancora a quelli che ci furono cari, immagina il mio terrore di sapervi divisi, ostili gli uni agli altri. No, non darmi questa angoscia, Anna mia. Ho diviso tutte le tue gioie, tutti i tuoi dolori da che sei al mondo. Non ti ho mai lasciata un istante. E se adesso mi allontano per poco, non è per piacere, sai, no? Ma per abituarti a poco a non vedermi più. Dunque metti un po' di pace nel tuo cuore e ricordati che per essere mamma non basta essere coraggiosa, ma bisogna essere eroica. Non lo dimenticare. E ora basta, su, basta. Sei più tranquilla. Sì, mamma. Ecco, sì. Meglio così, meglio così. L'onore del nome è salvo. Ancora due mosse e Roberto avrà battuto il terribile Lord Lamb. Ma che cosa è accaduto? Avete dei visi? Oh, sei poco galante. Avresti potuto dire che abbiamo dei bei visi. Belli sì, ma un po' lunghi. Perché? Gastone. Mamma. Qualche mese fa mi hai detto che la tua amicizia per Fiorenza minacciava di trasformarsi in un sentimento più vivo. Mi ingannavo. O mi inganni? No. E non hai mai parlato con Fiorenza? Sì, ma non di me, di Roberto. Si amano. E come l'hai saputo? L'ho indovinato. Soffrendo? No, mamma. Mi dici la verità? Sì. E nessun dispiacere? Mm? Nessun rimpianto? No. Cioè, sarebbe per me un vero dispiacere se qualcuno o qualcosa potesse impedire la loro unione. Poiché parliamo di Roberto, vorrei rivolgervi una preghiera. Quale? Roberto vi sente un po' distante e ne soffre molto, molto più di quanto non possiate immaginare. Riavvicinatevi a lui come prima. Fategli sentire come prima che siamo perfettamente uguali nel vostro amore. Se volete che io goda senza rimorsi del bene che volete a me. Ecco la mia preghiera, mamma. Vi ha proprio stregati tutti, eh?
Basta, Gastone. Ho capito. Vieni qui a darmi un bacio, Conca. E insisti, insisti. Se no lo perdiamo, il nostro Roberto. Lo so, nonna. Lord Lando e sua figlia partono a momenti. Che tutto sia pronto. Sì, eccellenza. Sconfitto. Sconfitto come un principiante. Prenderete la rivincita al ritorno. È impossibile, contessa. Roberto è un giocatore così originale, così ardito che... mi fa perdere la testa. E che ti farà perdere anche il treno se non ti spicci. La mamma si è occupata della partenza. Tutto è pronto. I miei ringraziamenti, duchessa. Mi farete la cortesia di venire a chiacchierare con me non appena sarete di ritorno? Sarà un graditissimo dovere. Vi accompagno per fare due passi prima di coricarmi. Buonanotte, Anna. Buonanotte, mamma. Buon riposo, cara. Prendete il mio braccio, sì. Nonno. Arrivederci, Roberta. Arrivederci, Fiorenza. Siete rimasto per farmi delle scuse? Sì, mamma. Un po' in ritardo. E anche di questo mi scuso. Voglio credere a quello che avete detto, che nulla di grave è successo fra voi e Ragnoli. No, mamma. Né col padre né con la figlia. Niente. E allora come spiegate? Non lo saprei dire, forse un momento di impazienza. Ah, un momento di impazienza, Che senza motivo né ragione vi ha reso così aspro, così duro, con un vecchio amico. E ciò che è più antipatico ancora, con una donna. Proprio non so dirvi fino a che punto io trovi la vostra condotta deplorevole e riprovevole. Ne sono pentito, ma... Non basta. Che cosa posso fare? Giacché non sapete frenare le bizzarrie e la violenza dei vostri nervi, abbiate almeno l'umiltà di scusarvi subito con coloro che offendete o affliggete ingiustamente. Andrò da Regnò domani. Non sarà che un dovere, come sarà un dovere in avvenire non ricadere in simili eccessi. Non basta essere di una grande casa, bisogna anche saperci stare. Correggetevi. Ve lo prometto, mamma. E ora volete perdonarmi? Sì, sulla vostra promessa. Grazie. Sono molto stanca di questa giornata. Poco piacevole, e devo ancora scrivere delle lettere. Allora vi lascio. Buonanotte, a domani. Sì. Mamma. Oh? Siete qui ancora? Forse troverete che un'altra bizzarria, quella che vorrei chiedervi. Che cosa? Un bacio. Sarebbe un addio. Perché? Sareste già sul punto di lasciarci? Io? Ma chi vi ha detto? Fiorenza, oh, proprio incidentalmente. Perché? Ne siete contrariato? No, ma avrei preferito parlarvene io stesso. Il che vuol dire che avete proprio deciso questo viaggio. Questo o un altro è lo stesso per me. Dunque, non avete uno scopo preciso. Sì. Quello di allontanarmi. Da me? Da qui. E quando partirete? Quando avrò il vostro permesso. Ben inteso, non avete pensato all'eventualità, tuttavia logica, di un mio rifiuto. No, non ci ho pensato, infatti. Perché un rifiuto di lasciarmi partire equivarrebbe a un atto di tenerezza da parte vostra. E ormai mi ci sono troppo disabituato da un pezzo. Dunque, se mi opponessi? Sarebbe per pura forma. E partireste lo stesso? Sì. Siete il padrone voi, agite pure da padrone senza preoccuparvi del mio consenso. Spero però che abbiamo ancora tempo di parlare. Certo, mamma. Quando e quanto vorrete? Presto, perché questa sera fra vostra nonna, Fiorenza e me si è parlato di voi. Di voi e di Fiorenza. È una cosa
delicata e grave da decidere. La decido subito, mamma, dicendovi che ogni idea di matrimonio tra me e Fiorenza deve essere abbandonata. Mi è stato detto che l'amate. È vero. E allora perché questa rinuncia è così perentoria? Perché quando si ha la fortuna di incontrare una creatura così eccezionale, non basta offrirle la gioia dell'amore, ma credo sia anche necessario mettere ai suoi piedi una gran gioia di vivere. E di questa mamma proprio non ne ho. Siete esigente con la vita, eh? Che cosa vi manca? Avete un gran nome. Vorrei esserne fiero. Un patrimonio immenso. Vorrei poter farmelo perdonare. E per di più la natura vi ha fatto un dono che è al di sopra di ogni merito, perché è il dono che non si discute. Il dono di piacere. Se è vero, l'ho avuto da voi. E voi piacete, sempre, senza restrizioni. Qualunque cosa facciate, dovunque andiate, a tutti. A tutti? Sì, vostra nonna è parziale al punto da schierarsi sempre contro di me, alla minima osservazione che mi permetto. Vostro fratello vi ammira e adora fino al sacrificio, so quello che dico. Marta Regnol, che avete maltrattata, può appena nascondere i suoi sentimenti e se non ve ne ha ancora parlato, lo farà presto. Imiterà Fiorenza, che non ha esitato a confessare il suo amore. Non vi basta? Mi sembra che la lista non potrebbe essere più bella. Sì, mamma, se ci foste anche voi. L'amore di una madre è cosa tanto naturale che non bisogna metterla fra i privilegi della vita. Eppure per averlo o per riaverlo darei con entusiasmo a tutti gli altri. Mamma, poiché per una strana combinazione siamo per la prima e forse per l'ultima volta su questo argomento, lasciatemi dire ciò che per ragioni che non so capire non vi dico da troppo tempo. Io non ho che un'adorazione, voi, mamma. Ed è per questo che avete deciso di andarvene? Sì. Strano. Fino a poco tempo fa il vostro amore, la vostra amicizia, la vostra fiducia erano i veri beni della mia vita. Da che non li ho più. Sragionate. Da che non li ho più. Ho la sensazione di vivere solo in un deserto, dove il mio affetto per voi muore di fame e di sete. Proprio sragionate, Roberto. Pensate e dite delle cose pazze. Sì, lo credo spesso anch'io. Ogni volta che mi domando perché, e non trovo mai, mai una risposta possibile. E allora provoco nella mia testa un tale tumulto di idee, di assurdità, di disperazioni da credermi pazzo per davvero. E taccio, taccio sempre, taccio rabbiosamente per la paura di farvi soffrire. E avete ragione. Sarebbe troppo. Ho avuto la mia croce ed è stata pesante, credetemi. L'ho portata finora come meglio ho potuto, senza lamentarmi né ribellarmi troppo, benché le stazioni di riposo e sollievo siano state rare per me. Ma confesso che non avrei più la forza né il coraggio di ricominciare. Avete l'età per capirlo. E l'unico mezzo che abbiate per ricompensarmi di tutto quello che ho fatto per voi è di risparmiarmi delle nuove pene. Non posso farlo che andandomene, mamma. Diventate incomprensibili. Ma perché? Come dire, come dirvi? Ma dite, dite semplicemente. Avrei bisogno di ritrovare non soltanto l'incoscienza di quando ero bimbo, ma anche la voce, i gesti, gli sguardi di quel tempo. Avrei bisogno di ritrovare tutto ciò che c'è di indefinibilmente ardito nei discorsi d'un bimbo. Vorrei non saper parlare per farmi capire meglio. Ma come fare? Non si può, non si può. Poco fa vi consigliavo di imparare a controllare e a dominare i vostri nervi ed ecco che vi ci abbandonate perdutamente, fino alla trepidazione, fino alle lacrime quasi. Desiderate di essere un bimbo? Ebbene, lo siete. Non potreste esserlo più di così. E allora, mamma, ascoltatemi. Se riprendete con me una conversazione lontana, dimenticata, una conversazione col vostro bimbo, ve ne supplico, ascoltatemi un momento, un minuto. E se sono ridicolo, non ci badate, mamma. Avevo forse 9 anni. E una sera ero solo con voi qui, in questa stanza, ai vostri piedi, davanti a questa stessa poltrona, su questo stesso cuscino. Così, esattamente. Guardavo le figure di un libro. Ad un tratto,
per una di quelle irresistibili curiosità infantili vi domandai: mamma, perché mi vuoi bene? Voi mi avete preso la testa fra le mani, mi avete guardato in silenzio lungamente, con uno sguardo che è sempre il mio più bel ricordo, e mi avete detto: piccolo, ti voglio bene perché... E vi siete fermata lì. E io, molto soddisfatto, probabilmente mi sono rimesso a guardare le figure. Mamma, mamma, gli anni sono passati lenti e duri su di voi, lo so. La mia infanzia è lontana, lontana come una felicità perduta, ma io sono sempre qui, ai vostri piedi. E vi guardo con lo stesso amore. E vi domando con la stessa curiosità: mamma, perché non mi vuoi più bene? Che strano ragazzo. Su, via, Roberto, andiamo. Volete calmarvi? Ditemi che cosa è accaduto contro di me. Veramente, Roberto, io non so dove andreste a finire se vi lasciassi andare per questa via di stravaganze. Ve ne prego tanto, tanto, Roberto. Molti anni fa non avete saputo soddisfare la curiosità del ragazzo. Ora non volete soddisfare quella dell'uomo. Perché? Non lo so. Non lo so, ma perché ci sono delle curiosità così sconcertanti alle quali non si può rispondere logicamente. Rispondete senza logica, ma rispondete. No, 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 nessuna risposta, ma un eccellente consiglio per i vostri nervi. Andate a riposarvi e lasciatemi riposare. Mamma. Ve ne prego, Roberto. Sapete che non so resistere ad una vostra preghiera. Provatelo. Eh sì. A domani. Oh, ecco la vostra prima parola ragionevole. A domani. Sì. Ma no, ma no, non quegli occhi da inquisitore, ancora ve ne prego. Risparmiate i miei nervi che non ne possono più. Ma che cosa volete sapere da me? I fatti non sono forse lì a rispondere meglio di qualsiasi parola? Ho forse mancato a un solo dovere? Sì, a quello di amarmi. Oh, ma non sapete quello che dite. Al contrario, mamma, dico perché so ora. Che cosa? Cosa sapete? Tutto. Tutto? Non mi spiega niente. So. E più che mai trovo incomprensibile, inammissibile, quasi inumano che mi trattiate così. Insomma, Roberto, volete dirmi... La vostra voce è cambiata, mamma, avete capito? Niente, io mi sforzo di capire, ma non ci riesco. Che cosa sapete? So il difetto della mia nascita. Che cosa? Roberto, che cosa avete detto? Ma perché vi spaventate così? Ma come? Da chi? Che importa? Ma devo, voglio sapere. Basta che sappiate, mamma, che non ne provo nessuna umiliazione stupida, nessuna diminuzione, anzi, mi sembra di avere una gratitudine nuova per voi, una ragione nuova per amarvi di più. Ma come avete saputo? Da chi? Chi ha osato? Temereste forse dei rimproveri? Oh, no, 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 da nessuno. E da me meno che dagli altri. Ah, lo spero. Siatene certa, mamma. E lo sareste se poteste immaginare la strana, l'indefinibile gioia che provo di sentirmi... di sapermi esclusivamente vostro figlio. Lasciatemi dire, mamma, soffoco da troppo tempo. E questa rivelazione rende così naturale, così giusta l'adorazione istintiva che ho per voi. Purché mi amiate, non me ne vergogno, mamma. So che ho avuto più di quanto avrei dovuto avere, so che devo riparare, rendere per provare la mia gratitudine. Ebbene, lo farò, mamma, lo farò con entusiasmo, con passione. E voi mi direte come devo fare, cosa devo fare. Tutto mi sarà facile, purché non mi consideriate soltanto come una colpa della vostra vita. Roberto! Mamma! Vattene! Mamma. Non una parola di più. No, non mi parlate così. Ma non devo parlarvi affatto. Ma vattene, ti dico di andartene. Mamma, non mi date del tu che per odiare. Basta! E questa furiosa crisi di dignità in ritardo mi farebbe ridere se non mi sentissi morire. Dio mio, faccio l'offerta della mia voce per sempre se mi dai la forza di tacere ora. Sì, è meglio, mamma, è meglio. Richiudetevi bene nella vostra rigidità sociale, nell'austerità della vostra religione, nell'assurdità dei vostri pregiudizi e tacete, tacete! Ah, sì, sì, tacete, tacete ad ogni costo! Credevo di commuovere una madre, non ho fatto che offendere una gran dama, credevo che quel vostro grido fosse d'amore, non era che un urlo di disgusto! Ma stai zitto! Ti
ordino di stare zitto! Di andartene! Parti, lontano, che non ti veda più, che non ti senta più! Va via! Chiamate un domestico per mettervi fuori dall'uscio. Tanto che cosa sono io per voi? La vergogna vivente, il ricordo sfacciato, il vostro rimorso! Mi insulti! Vi giudico! Non ne hai il diritto! Ne ho il dolore! Assenti! Avevo giurato un moribondo adorato di non parlare mai, di non parlarti mai di ciò che tu chiami il difetto della tua nascita. Ed è per colpa tua, per questa tua curiosità implacabile, per questo tuo stupido insulto, che manco a una promessa fatta a un moribondo, con la mano tesa sul crocifisso. Non importa, ti hanno detto una menzogna che mi insudicia, ti dico una verità che mi redime. Mamma. E non mi interrompere, mi toglieresti il coraggio di questa cattivazione. Sono la tortura. E io ero pura, capisci? Pura, come la purezza quando conobbi il duca. È stato il solo uomo della mia vita, il mio solo amore. Taci! Ma c'era una difficoltà alla nostra unione, una difficoltà che i miei ritenevano insuperabile, perché lui, anche sposandomi, non voleva abbandonare un bambino nato da chi? Meglio non parlarne. No. Fino in fondo mi ascolterai. Mi sembra che mi riprendete la vita. Tuo padre ti adorava perché eri bello come un angelo. E io, per amore di lui, per entusiasmo di gioventù, per pazzia di generosità, ruppi con i miei e fuggii con tuo padre e andammo lontano a sposarci. E giurandogli la mia fedeltà e il mio amore, gli giurai anche di essere tua madre. Gli giurai che ti avrei considerato come il maggiore dei nostri figli, se altri ne fossero venuti. Lo volli. E così fu fatto, legalmente, inesorabilmente. Nacquero le tue sorelle. Nacque Gastone. E poco dopo accadde la grande disgrazia della mia vita. Rimasi sola con voi quattro a 23 anni. Dio mi è testimonio che ti ho amato sempre, che non c'è stata mai differenza di ansie, di tenerezze, di sollecitudini tra voi, mai, fino al giorno della tua maggiore età, che venne come una scadenza terribile, come una scadenza di punizione che mi fece capire tutto il male che per te, l'intruso della mia vita, avevo fatto al mio figlio, al solo, al vero. Era un'usurpazione di beni e di onori che avevo decretato contro di lui anche prima che nascesse. E allora, nonostante la mia devozione a una memoria sacra, malgrado tutto, a poco, come per una forza bestiale del mio istinto, come per una rivendicazione delle mie viscere, come per una deformazione spaventosa della mia volontà, ho incominciato a odiarmi per essere andata al di là del mio dovere. E ho incominciato a odiare questa mia maternità artificiale. E ho incominciato a commettere il delitto di odiarti. E tu hai fatto tutto. Tutto quanto hai potuto perché ti odiassi di più. Sì. Perché non contento del tuo titolo, della tua ricchezza vicino alla quale Gastone non è che un povero, tu mi hai preso tutto, senza pietà. Mi sono riconciliata con mia madre e tu me l'hai presa, perché pur sapendo e contro ogni legge di natura non ama che te, ho voluto dare a Gastone quella bella creatura che sarebbe stata per lui un compenso e una speranza di felicità e tu me l'hai presa, perché non ama che te. Per addormentare rimorsi e rancori mi sono rifugiata nell'amore per Gastone e tu me l'hai preso perché non ama che te, tutto e tutti, la vita è pazza di te. E io soffro della tua intelligenza, della tua bontà, della tua superiorità e dirti e gridarti finalmente che ti odio è la sola grande gioia che mi hai data da che sei uomo. E ti odio per paura di amarti troppo come gli altri. Ti odio, sì, eppure piangendo e straziandomi l'anima e battendomi il petto fino a schiantarmelo e in ginocchio e ai tuoi piedi che ti chiedo perdono della mia cattiveria. Il mio
spavento, del mio odio. E devi perdonarmi, perché non è colpa mia, capisci? Perché è una maledizione suprema che mi ha colpita e contro la quale io non posso niente, niente, niente. Lascia che ti chiami mamma lo stesso. Se no, a chi potrei dirlo? Ormai. Vuoi? Mamma. 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 Aspettate che devo prenderne nota. Dunque. Ecco qua, allora. Maria. Luisa. E Margherita. Mettiamo 5 kg ciascuno. Facciamo per sabato 21, così avrete 8 giorni pieni per finire. E lavorate seriamente, siate puntuali. Pure la maglia, non fate economia di lana, ne avremo sempre. Fiorenza, vuoi chiamarmi? Sì. Gerardo? Subito, contessa. Mi raccomando, andate pure adesso. Signorina, se permette, vorrei... Avanti, di pure. Ecco, se permette... Su, coraggio! Che cosa c'è? Ma vuoi che glielo dica io? Sì, forse è meglio. Tu sei più spacciata. Oh, grazie. Ecco qui, signorina. Luisa ha ricevuto una lettera da Carlo, il suo fidanzato, che è al fronte. E vorrebbe anche lei mandargli una bella lettera. Noi ci abbiamo provato tutte e tre per mezza giornata, ma è venuto fuori un tale pasticcio che Carlo non capirà niente, anche se è un eroe. E allora Luisa vorrebbe chiedere a lei se gentilmente volesse... Certamente farà del mio meglio. Grazie, signorina. E non so però se sarò capace di scrivere una lettera. È mica facile, ci proverò. La signorina ha chiamato? No, io, Gerardo. Io. I giornali di Parigi. Niente ancora, signora contessa. Avete mandato l'automobile alla stazione? Laggiù da stamattina. Io ho anche telefonato. Rispondono che un treno è partito da Parigi, ma non sanno affatto quando passerà di qui. Non c'è più orario regolare, signora contessa. Ed eccoci addirittura segregati dal mondo. Mi raccomando, Gerardo, state bene attento. Appena vedete l'automobile da lontano, venite ad avvertirmi subito, perché io posso scendermi incontro e leggere i giornali prima che vadano in mano di mia figlia. Vigilate. La signora contessa può stare tranquilla. C'è sempre qualcuno che vigila sulla torretta. E col binocolo si scorge l'automobile a più di 4 chilometri. Benissimo. La signora contessa, comandante. No, grazie, Gerardo. Ah, dimenticavo di dirle, signora contessa, che dal cancello grande telefonano che la signorina Regnault domanda se può essere ricevuta. Rispondete di sì. Brava signorina Regnault. Capita proprio a proposito, sentirà che musica. Ecco la fine. Leggi, guarda se va bene. E ora ti mando il mio amore e la mia fede in un bacio grande, bello e profumato come il prato dove ci dicemmo l'ultimo arrivederci. E il mio bacio ti dice, piano piano, evviva il nostro amore. E forte, forte, evviva il nostro paese. Signorina, potrò domandarle anch'io quando dovrò scrivere.
Hai anche tu un fidanzato al fronte? Due! Ne ho due! Uno scelto dai miei genitori e l'altro scelto da me. Vabbè, finché saranno lontani vedremo di accontentarli tutti e due. Beh, adesso potete andare. Buon lavoro. E tu? Non hai nessun eroe laggiù? No, signorina. Vuoi che te ne ceda uno dei miei? Quello scelto dai genitori? Eh già! Contessa? Ah, ecco. Non sono sola. Porto con me una visita illustre. Naturalmente, se non fosse illustre non sarebbe con te. Cos'è? Un duca? Un principe? Proprio così. Un principe della chiesa. Oh, che sorpresa! Ma come mai? Che cos'è accaduto? Niente, cugina, niente. Riprendi il tuo posto. Un giro negli ospedali della regione mi ha condotto qui, ho voluto salutarmi. No, non interrompete il vostro lavoro per causa mia. In questi momenti, mie care figliole, le preghiere più gradite a Dio sono queste qui, di lana grigia, nelle quali mettete i vostri pensieri, le vostre speranze e le vostre lacrime. Fatene molte di queste preghiere, alzatevi e continuate. Vado ad avvertire la duchessa dell'arrivo di sua eminenza. Guido, puoi trattenerti con noi? Se ti trattieni vado a preparare il tuo appartamento. No, non ti incomodare, non credo che potrò trattenermi. Beh, accomodati. E notizie dei ragazzi? Né buone né cattive, ecco. E poi sono due giorni che siamo senza giornali. Anna non c'è? Era qui un momento fa. Ah, sarà andata a scrivere, l'ora. E come sta? Come una mamma che aspetta. Male. Ma non hai notizie neanche tu? No, nessuna, contessa. Le lettere che mio padre mi scrive da Parigi non dicono nulla. Già, forse avrà paura che una sua indiscrezione possa svelarci che c'è la guerra in Europa. Già. Ma sembri agitato, Guido. Che cos'hai? Sono molto stanco, cugina, molto stanco. Dovresti riposarti. Hai ragione, va. Sarei molto lieta di salutare la duchessa. Già, ho sentito che ci lasci, che abbandoni i tuoi feriti. Ma per andare a raggiungerne degli altri. E molto più gravi, probabilmente. E dove? Non lo so. Mandano il mio treno verso il nord. Dagli inglesi, ne ero certa. Perché? Perché lo so. Come so che non ti mandano. Ma che sei tu stessa che hai chiesto di essere mandata? Io vi assicuro. C'è lì un sacerdote che prega, non dire bugie. Vi prego di credere che... No, cara, non lo sai il perché. Te lo dico io. Perché è più chic essere infermiera degli inglesi che degli altri. Sì, cara, sì. Anche la carità ha le sue eleganze, le sue mode, i suoi snobismi, sì. È giusto che tu vada laggiù. A quanto si dice, gli ospedali inglesi sono delle vere meraviglie di comodità, di lusso, dei paradisi. Essere ferito inglese è un privilegio ed è giusto che tu vada fra i privilegiati. Io non ho più ambizioni. Se tu non ne avessi, saresti rimasta qui, al posto che Anna ti ha dato e dove eri utile sul serio. Ma vuoi che ti dica anche di più? Sì. Siccome con uno slancio veramente bello, gli inglesi hanno riempito le loro trincee dei nomi più illustri, io sono certa che tu ci ritorni perlomeno, sì, perlomeno duchessa. Il mio solo scopo è la carità. E non ti pare una carità sposare un duca con un braccio o una gamba di meno? No, è carità, è carità. Dunque, auguri. Mi fa molto piacere di vedervi di così eccellente umore. Cosa vuoi che ti dica? Ci sono tanti piccoli dettagli così divertenti nella vostra signorile carità che mi mettono proprio di buon umore. Oh, ecco Anna, ti difenderò. Duchessa, sono venuta a salutarvi e anche a chiedervi se avete ordini per Parigi. Poi scappo subito perché la contessa non mi dà pace. È una sgradevole sorpresa questa improvvisa diserzione.
perché non ho nessuno da mettere al tuo posto. Ma non è mica colpa sua, poverina. E la mandano e lei va. Buona fortuna, allora. Saluta tuo padre. Non mancherò, duchessa. Parto anche per raggiungerlo. È solo, povero vecchio. Che amore, eh? I miei più fervidi auguri per i vostri due cari assenti. E per la vostra casa. Grazie, Marta. Non vorrei disturbare Sua Eminenza. Prego la duchessa di porgergli i miei saluti e di chiedergli una benedizione per me. Come la vuoi, nuziale? Proprio terribile. Vi divertite a tormentarla? È una sciocca. Insegue il suo sogno. Che Iddio le dia fortuna. Se le darà un marito le farà più piacere. Avete delle lettere, sì, mamma? Sì, datemi, le partono a momenti. Le avevo qui, ma dove le ho messe? Devono essere... Eccole qui. Oh, come ti ringrazio di essere venuto. Ho tanto bisogno di parlare con te. Vuoi che andiamo noi altri a portare queste lettere? Sì, contessa. Non sento parlare che di voi, cara piccina, del vostro zelo, della vostra dolcezza, ma non ne sono punto stupito. Avete le sembianze di un angelo, è giusto, ne abbiate anche i sentimenti. Fu una vera ispirazione chiedere a suo padre di lasciarmela qui. È proprio l'angelo della nostra carità. E della nostra organizzazione. Ma se come modesto anticipo di ricompensa volete accettare l'ammirazione di un vecchio prete, ve l'accordo con entusiasmo. Eminenza. Anna, se vuoi parlare con Guido, dammi anche la tua lettera. Sì, grazie, mamma. Sì. Andiamo subito, eh? Andiamo. Gastone, sempre. Venendo, hai proprio indovinato il mio desiderio di vederti. Ti avrei scritto oggi. Ho bisogno di te. Della tua parola, della tua volontà. Ma che cosa accade, Anna? Sembri depressa, sconvolta. Il tuo viso anche sconvolto, troppo pallido. Ma che cosa accade? Accade, Guido. Accade che non ho più pace perché non ho più coraggio. Non dirlo. Sono inchiodata a una paura che mi logora, che mi strazia, ma che purtroppo non avrà la forza di uccidermi. Anna! Sono disperata di sentirmi così forte, così resistente al dolore. Tu non puoi sapere che cosa è diventata la mia vita. Alle notti senza sonno succedono giornate senza quiete, sempre. Eppure queste mie giornate io le riempio di tutte le fatiche possibili. Moltiplico la mia attività, io faccio il lavoro di 10 operai, non so, parlo, discuto, preparo, organizzo. Mi esaurisco ogni giorno più che posso. E quando la sera mi stendo sul letto nella speranza di un po' di sonno, niente, mai. È un'inerzia pesante, piena di allucinazioni e di terrori. Non ne posso più. Vorrei finirla, vorrei chiudere gli occhi per non vedere, per non sentire, ma soprattutto per non aspettare. Ecco lo spavento. Aspettare. Aspettare. E la mia vita ormai è legata all'attesa di una notizia che mi può fulminare da un momento all'altro. E non ne posso più. Parlami tu. La tua voce mi fa sempre bene. Parlami. Dammi un po' di serenità perché, oh, credimi, io non ne posso più. Non ne posso più. Anna. Anna, non mi sarei mai aspettato questo spettacolo così poco degno di te. Non ti riconosco. Vedo tutti i giorni delle mamme che non hanno il tuo nome, le tue tradizioni, le tue ricchezze, che non hanno come te il dovere di dare l'esempio, delle mamme che non hanno altro che l'umile dovere di soffrire e che lo compiono meglio di te, più cristianamente, perché non si ribellano. Io soffrirò più di tutte. Io sarò più punita di tutte. No,
Non vantarti così, figliola mia. No, in questa immane catastrofe, il credersi un eletto del dolore è peccato d'orgoglio, non commetterlo, è il peggiore di tutti i peccati. È l'orgoglio che ha rovinato il mondo, l'orgoglio di potenza, di ricchezza, di forza, di gloria, l'orgoglio di razza, persino l'orgoglio di fede, persino l'orgoglio di civiltà. Ed è questo scatenamento d'orgoglio che spiamo tutti. E tutti siamo puniti egualmente dal flagello, tutti, sì, siamo tutti uguali, dinanzi alla morte della pietà. Dunque, non vantarti di dovere o potere soffrire più degli altri, non è possibile. Non ci sarà più vera pace per i nostri spiriti, Anna, è l'unica consolazione possibile. E nella parola del Vangelo, nulla sarà difficile a Dio. Preghiamo, Anna, preghiamo che non gli sia difficile il miracolo di far nascere l'uomo nuovo, più buono, più indulgente, più umano. È la sola speranza di questo grande strazio. Sii forte, Anna, forte e umile nella parte di dolore che ti spetta. Non ribellarti, no, non urlare, è inutile. La mia coscienza è torturata da un rimorso atroce. E liberatene, Anna, parla. Ho commesso un delitto, peggio, una vigliaccheria, peggio ancora, un sacrilegio. Ed è per questo che vivo nell'ansia e nello spavento della punizione. So di meritarla. So che non potrò gridare all'ingiustizia quando mi colpirà. Ed è per questo che devo parlare, per non soffocare. Per questo che bisogna che parli, anche se so che non ci può essere misericordia per quello che ho fatto io. Ma per ogni peccato c'è una misericordia. Parla. Dimmi la causa di questo tormento. Ho mancato a un giuramento sacro. Ma se lo hai fatto a scopo di bene? No. Ah. Aspetta, mi condannerai dopo. Tu fosti al letto di morte di mio marito e fu in tua presenza che gli giurai di non rivelare mai a Roberto il difetto della sua nascita, ricordi? Ricordo che morì ringraziandoti e benedicendo la tua bontà. Ebbene, sappi che è successo un tale disordine nel mio cuore che mi ha fatto dimenticare tutto. Come? Aspetta, non togliermi il coraggio della confessione. Io non cerco di giustificarmi, ma di spiegarti, ecco, di spiegare a me stessa l'accaduto. Roberto, non so come, non so da chi, aveva saputo, ma aveva saputo male. Non ti capisco, Anna. Roberto, no, si credeva nato da me, da una mia colpa, da un mio inconfessabile peccato d'amore. E me lo ha detto, capisci? Me lo ha gridato sul viso e allora mi sono difesa troppo, troppo terribilmente. Il terrore che un giorno Gastone avrebbe potuto credere questa infamia e che si sarebbe vergognato di me, a questo terrore mi ha fatto urlare, mi ha fatto odiare senza pietà. E allora, come se un demonio avesse parlato per me, io ho rinfacciato a quel povero ragazzo quello che era, quello che aveva usurpato, quello che mi aveva preso di maternità e d'amore, tutto quello che avevo fatto per lui, tutto, tutto, e per un'ora gli ho inflitto nel cuore delle parole di sprezzo, di rabbia, di odio, delle parole che non dimenticherà più, che non perdonerà più. E dopo sono partiti. La guerra li ha portati via. Sono andati, Gastone con un'illusione di gloria, l'altro con un desiderio di morte. E da allora più niente.
l'attesa angosciosa, eterna, del decreto di Dio che mi deve colpire. Quale sarà? Come mi sarà portato? In che forma? Da chi? China il capo, Anna. Raccogli in una preghiera tutte le tue forze, tutto il tuo coraggio. Non troverai il perdono che nell'espiazione. Ma che cosa vuoi dire? Che cosa? Non chiedere, vai prima a raccoglierti. Vai a chinare il capo sulla pietra dell'altare e chiedi al Redentore di tutte le colpe, di tutti i peccati, la forza. Guido, mi spaventi, perché sei venuto qui oggi? Anna, mamma, che cosa c'è? Che cosa avete? Forse niente di male, forse una buona notizia, ma... Da chi? Ma parlate, per carità. Eravamo sulla torretta, aspettavamo l'automobile coi giornali, quando ad un tratto... Oddio, non posso, non posso. A un tratto è sopraggiunta un'automobile che viene qui di certo e abbiamo visto che è un soldato che la conduce, non c'è nessun altro, un soldato solo. No, no, no. Anna, rimani. Aspetta. Perché? Tu sai. Sì, so che il Dio sia con te in questo momento. Guarda, è del ministro della guerra. Vuoi? Senti di potere? Sì. Prego, Vostra Eminenza, di trasmettere alla duchessa di Nièvre, che non ho l'onore di conoscere personalmente, il mio più rispettoso rimpianto per la gloriosa morte di suo figlio. Quale? Anna, non meriti perdono se bestemmi anche dinanzi alla morte. Oh, sì. Oh, sì. Hai ragione. Guarda, ai tuoi piedi. Mea culpa. Signora Duchessa. Ma chi? Tu. Allora, il mio piccolo, il mio povero, Dio, non credere d'avermi sorpresa, lo sapevo, il massimo della pena, lo sapevo. Avevo il cuore in agonia, perché sapevo. Ho fatto disperatamente il mio dovere e lo farò ancora. Il destino mi ha risparmiato ed ha aggiunto a tutti i miei rimorsi quello di essere qui ora al posto di Gastone. So che se fosse venuto lui a portarvi il mio ultimo pensiero, sareste stata meno infelice. Non è colpa mia. Perdonatemi. Non punirmi troppo, anche tu. Devo tornare al mio posto subito. Ho attraversato la Francia per portarvi il suo ultimo bacio e la sua ultima parola. Dilla.
È una parola piccola e dolce, per la quale c'è tutto. È la parola che milioni di uomini in quella rabbia tremenda hanno pronunciato morendo, o che hanno solo pensata, se non hanno avuto il tempo di dirla. È la parola che dirò anch'io, la più forte degli altri, perché io non saprò a chi dirla, a chi mandare. È stata l'ultima parola di Gastone. Come un perdono da te. Dilla. Mamma. Ancora. 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 Mamma. Mamma. Mamma.